l'idea di fare un lavoro, un documentario su Ponte Ermellina è venuta a me e a Giovanna Errede, che è il presidente dell'associazione La Ginestra che ha prodotto il film, con l'idea, con l'obiettivo di toccare una zona d'ombra di Urbino, una zona rimossa, importante, perché è un luogo importante di incontro con l'altro. Un po' il modello anche che ho seguito è quello, adesso uso un termine un po', un riferimento un po' più classico, cioè dell'Iliade, cioè dell'assedio, cioè cercare di entrare in un posto osservandolo da tante prospettive, da punti di vista diversi e cercare anche di, in qualche modo, di raggiungere, di registrare, di vedere la prospettiva da cui loro stessi si osservano e osservano anche gli esterni che parlano di loro. Alcuni punti di vista molto semplici, molto spontanei che vengono fuori da parte di alcuni bambini che raccontano anche se stessi e proprio nelle loro parole viene fuori già una visione che loro hanno del luogo dove vivono e di Urbino. Ci sono dei luoghi in cui, delle soglie di accesso all'incontro con l'altro, con l'altra cultura che in genere sono problematiche, se non addirittura nascoste o rimosse. Ecco. Cioè, c'è qualcuno nel film, infatti si vede, che qualcuno che dice Urbino 1 e Urbino 2. No, è Urbino. Il discorso che abbiamo voluto portare avanti nel documentario è parlare di Urbino come identità Urbino. Poi all'interno di Urbino ci sono identità multiple. Poi ultimamente ho scoperto che c'è anche un Urbino 3, vicino Ponte Ermellina, ma in posizioni ancora più defilate, che dice da noi viene chiamato Urbino 3. Quello che io ho visto è condizioni di vita concrete, pratiche, molto difficili. C'è anche un problema di ordine più anche che riguarda l'integrazione, il rapporto con le altre parti di Urbino, come un arto che tendi a tagliare e ovviamente non riesce ad avere, no, una forza vitale se viene isolato dal resto del contesto.